Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Orsolini! Di Marco non si fa superare. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Dumfries, Pavard, Çalhanoğlu, Marcos Thuram, bella palla, devi approfittarne. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Lautaro Martinez, e c'è il gol dell'Inter. Prima rete per l'internazionale. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Gol per l'Inter. Ha segnato al 12° minuto, numero 10. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Conclusione, in sacco alle spalle del portiere. Che partita pazzesca, di nuovo pari nel giro di pochi minuti. È come se il gol subito li avesse svegliati, Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con veemenza dopo pochi minuti. Adesso la partita può diventare bellissima. Segnato al 13° minuto, numero 19. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione, stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Çalhanoğlu, Zirkzee mette il turbo. Ndoye, c'è l'opportunità per il contropiede. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Pavard. Tiro. Miracolo di Skorupski. Salva la sua porta. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. C'è il colpo di testa! Un colpo di testa da dimenticare. Dumfries. Di Marco. E trova il compagno. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Pallone interessante, in verticale. Di Marco. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. E trova bene il compagno. C'è il cross. Libera tempestivamente. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Occasione per il contropiede. A sinistra con il passaggio. Lancio lungo del portiere.
Ci prova con un pallone profondo. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Ottimo dribbling. Prova a metterla sul palo. E il palo salta al portiere. E qui sarebbe servita un po' più di precisione. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Francesco Acerbi. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Di Marco. Mkhitaryan. Gioca una palla lunga. Opta per la scivolata e ha ragione lui. Vede lo scatto e cerca la profondità. Opportunità di ripartire. Zirkzee si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Prova a darla profonda, nello spazio, un recupero provvidenziale. Dumfries. Çalhanoğlu. Palla in avanti verso il compagno. È in ottimo. Ecco il E il portiere dice di no. Perfetta la parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Prova a creare. Salta e colpisce di testa. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Allarga il gioco a destra. Pallone di ritorno verso il centro. E l'arbitro, con l'assistenza delle guardaline, dice che c'è stato offside. Lautaro Martinez. Occhio al tiro. Ed è in rete. Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha aspettato un suo movimento e poi ha gonfiato la rete. Gol per l'Inter. Numero 10. Sono in vantaggio di un gol. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. 2-1, gran bel primo tempo, tre gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Ci informano che non c'è nessuna novità nelle due formazioni. Bosch. Calafiori. Vuole la profondità. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Bastoni. Çalhanoğlu. Dumfries.
Çalhanoğlu, Marcos Thuram, Barella. Zirkzee sceglie di andare per via per Zirkzee. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Per riuscire a pescare un compagno in quel modo servono piedi buoni e ottima visione di gioco. Peccato che non siano riusciti a sfruttare questa occasione meravigliosa. Attenzioni indesiderate e marcatura uomo. Vita dura per i fuoriclasse offensivi. È normale che ci sia più attenzione là dietro. Qui giocano dei veri opportunisti, capaci di far male con una sola palla buona. Scodella al centro. Recuperano il possesso del pallone. Çalhanoğlu. Appoggia il pallone largo con eleganza. Se ne va. Di Marco. Prova la conclusione in porta. Intervento a liberare. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Viene servito bene. È solo. La mette in avanti. Zirkzee vuole la palla. Çalhanoğlu gliela restituisce. È costretto a ricominciare. Barella. Lautaro Martinez. Si è preso un bel rischio, ma è stato un intervento importante. Grande consapevolezza difensiva. Di giocatori. Numero 9. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Di Marco. Supera il diretto avversario. La calcia con forza ed evita azzardi. Non perdono tempo a recuperare il pallone. Calcio di punizione per l'Inter. Sostituzione di giocatori. Numero 11. Numero 80. Lasciano il campo. Palla Mkhitaryan. Numero 10. Il numero 20. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Lautaro Martinez. Pallone interessante in verticale. Lautaro Martinez! Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Francesco Acerbi ci prova con un pallone profondo. Riceve palla da dietro. Riceve la palla. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. Di nuovo al centro. La gioca a sinistra. Tocco morbido. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Vede lo scatto e cerca la profondità.
Mkhitaryan prova a tirare con tenacia, senza paura si è opposto al tiro e l'ha deviato. Ottima giocata difensiva, magari non elegante, ma non importa. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Ancora zero per gli avversari. E va a colpire di testa. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Forse avrebbe potuto calciare meglio, Fabio. Da quella posizione almeno la porta la devi prendere. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. Stanno temporeggiando troppo, hanno bisogno di guadagnare campo. Che leggerezza! Devono stare più attenti. Cerca il tiro. E sì, trova la rete. E questo può essere un passo decisivo verso la vittoria. Non si può commettere una papera del genere in quella zona di campo. Marcus Thuram ha fatto bene a crederci. Non tutti si sarebbero aspettati un errore in una zona così arretrata. Per l'Inter, numero 9. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Già, un divario importante, probabilmente a questo punto irrecuperabile. Sulla destra, grande movimento nello spazio. Vuole tirare. Portiere allontana il pericolo. Riceve in aria. Prova la conclusione. La mette in rete. Un gol così importante, in pieno recupero. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura. La partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. Lautaro Martinez, come prevedibile, si porta a casa il premio per il migliore in campo. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Hanno costretto subito l'avversario ad inseguire e questo sappiamo quanto conta dal punto di vista fisico e mentale. Sono stati bravi a sfruttare il vantaggio e...